ultimo episodio di questa serie. Facciamo così, scopritelo in questo video. Io però vi voglio dire solo una cosa. Questo martedì, quindi martedì 14 novembre, vi voglio tutti sul canale puntuali alle ore 14, perché in questi mesi avete conosciuto tante Pixelmon, la Pixelmon classica, la Pixelmon Ultra e adesso la Pixelmon. Vi posso soltanto dire che ci siamo tutti. Ci siamo tutti. Definite voi il tutti. Buona visione. Prima di andare, ho un'ultima cosa da fare. Arkas, finalmente sei libero. Hai svolto un ottimo lavoro. Vorrei ricompensarti a dovere, ma credo che l'esperienza sia stata tale da aver arricchito il tuo potere e la tua conoscenza. Porta con te questi due doni per tutto quello che farai d'ora in poi. Arkas, senza di te io non ce l'avrei mai fatta. Grazie, grazie di tutto. Prima o poi mi concederai questa sfida? Certo che sì, te la concederò. Ci batteremo alla pari. Io mi metterò d'impegno e utilizzerò tutte le mie forze pur di sconfiggerti. Ora devo andare. È stato un piacere umano. Più avanti sono sicuro che ci rincontreremo. Quando? Quando però potremo rincontrarci? Attenderò quel giorno. Per me è veramente molto importante sfidarti. Grazie di tutto, Arkas. Tieni d'occhio Giratina. Se lui dovesse uscire da quella sfera, il pianeta, il mondo intero sarebbe nuovamente in pericolo. Certo, Arkas, sarà fatto. Non preoccuparti. Grazie. Grazie di tutto. Sono certo che un giorno ci rincontreremo. È una promessa. Adesso devo andare. In bocca al lupo per quello che verrà. E ricorda di mantenere sempre la parola data. Hai promesso 100 episodi. Hai ancora tanto da fare in questo mondo. Hai ancora tanti obiettivi. Prenditi una pausa. Viaggia. Conosci nuove persone, dopodiché torna qui e concludi il lavoro. Ebbene, allenatori, ci siamo! Finisce così la seconda stagione della Pixelmon di Federic. Wow, anche il dio Arceus, ragazzi, ci ha lasciati. L'abbiamo liberato come avevamo promesso di fare. Giratina, ragazzi, l'abbiamo intrappolato finalmente nella sua bella Ultra Ball e abbiamo separato appunto il corpo dalla grigiosfera, che era quella che gli dava tutto il grande potere. E finalmente siamo qui, pronti per continuare la nostra avventura, anche se per un po', ragazzi, non la continueremo perché, come vi ho detto nella intro, a breve inizierà una nuova Pixelmon. E vi invito, vi ricordo soprattutto, di passare martedì 14 alle ore 14 sul canale perché, appunto, ci sarà questa serie. Questa serie, ragazzi, che non sarà più in single player con tanti ospiti ogni volta invitati, come potevano essere appunto Delarz, Tuberanza, Joseph, ma sarà una Pixelmon, ragazzi, in multiplayer, ma non con quattro persone, ma con tantissima, ma dico tantissima gente di quella che ovvero conoscete già, ma non solo di Pokémon, anche di, ragazzi, vi posso soltanto dire che finalmente ci siamo messi insieme, ma non dico nulla, vi invito a passare appunto
martedì 14 alle ore 14 per scoprirlo insieme a me. Detto questo, allenatori, questa Pixelmon ovviamente non terminerà qua. Prendiamo giusto una piccola pausa, perché in questo mondo abbiamo costruito talmente tanto, abbiamo fatto talmente tante cose che... No, allenatori, assolutamente no, non chiuderò questa Pixelmon. Diciamo che si prende una piccola pausa, anche perché uscirà Pokémon Ultrasole, Ultraluna, poi ci sarà da fare la Extreme e tante altre cose, e quindi giustamente abbiamo tante cose da fare, e quindi per questa la mettiamo da parte, ma solo per un po', non preoccupatevi. Allora, vediamo un attimo gli obiettivi, perché abbiamo la sala degli iscritti, e in questo periodo ne abbiamo veramente, dico veramente, completati tanti, e direi un attimo di sbarare quelli che appunto abbiamo completato. Allora, vediamo un po', abbiamo sicuramente ancora tante cose da fare, quindi non disperatevi, tornerà questa serie, torneranno i leggendari, tante altre cose, ma questo più avanti. Alessandro completa il Pokédex, ancora bisogna farlo, quindi ci vorrà un po'. Creare la squadra dei leggendari fortissimi, anche questa bisogna farlo. Distruggi la base del team Galassia Rocket, questo vabbè è un extra proprio di così tanto per. Costruire il tempio di Charizard, ancora da fare. Torre dei cieli del Rayquaza, da fare. Cattura il Pokémon più grande, da fare. La via vittoria alla Lega, vedete quante cose ci sono da fare, allenatori, veramente tante. Cattura starter di settima gen. Allora, questo ragazzi l'ho già fatto e posso levarlo, perfetto. Poi abbiamo dedica la torre agli uccelli leggendari e catturare Moltres, perché mi manca ancora Moltres. Cattura tutti i Pokémon di settima generazione, questi ragazzi li dobbiamo ancora catturare perché mancano sul Galeo, Lunala e tanti altri. Tutti i Pokémon a livello 100. Ah, la squadra no, ancora dobbiamo farlo. E tributo ad Alola, tributo ad Alola l'abbiamo già fatto, infatti abbiamo costruito Alola. Poi abbiamo cattura il dio di Pokémon Arceus, tecnicamente l'abbiamo già fatto, anche se poi dobbiamo risfidarlo. Cattura Palkia di Alga e Giratina, questo l'abbiamo fatto. Poi abbiamo cattura sul Galeo e Lunala, ci manca. Cattura i Tapu, questo l'abbiamo fatto. Prenditi Genesect, questo l'abbiamo tralasciato. Pensavo di averlo preso Genesect, no, l'abbiamo tralasciato. E Xerneas e Veltal. Come potete vedere, ragazzi, ci mancano ancora tanti obiettivi. Proprio per questo questa serie non può terminare qui. Tanti di questi probabilmente li vedrete nella prossima serie, che appunto si chiama Pixelmon. E lo vedrete tra poco. Detto questo, allenatori, io voglio ringraziare tutti, perché questa seconda stagione è stata fenomenale, ragazzi. In questa seconda stagione abbiamo scoperto Palkia, Dialga, Giratina. Abbiamo visto veramente tanto insieme, ma troppo, veramente troppo. E il Team Galassia probabilmente lo rincontreremo nella prossima Pixelmon. Alza in alto la mano e scopri più avanti quello che succederà. Insomma, sì, lo scopriremo più avanti. E probabilmente ci saranno tanti nuovi Pokémon nella prossima Pixelmon, tanti di quelli che non abbiamo visto proprio qui. E nulla, io ragazzi voglio invitare a lasciare un bel pollice in su, un commentino qui sotto, iscrivervi al canale appunto per non perdervi tutti i prossimi video. E nulla, riprenderà questa Pixelmon, tranquilli, riprenderà. Allora, dobbiamo anche andare a mettere qui vicino tutti i vestiti, ragazzi. Ce l'ho? No, dovrebbe stare qua. Sì, eccolo qua, il supporto. Dobbiamo mettere il supporto per mettere appunto la giacca del Team Galassia, che appunto ce l'ha lasciata per partire all'avventura. Quindi la possiamo mettere anche qua adesso, ok? Oh, perfetto. Top. E poi abbiamo quella nostra solida del Team Magma, che direi di mettere per questo ultimo episodio, dato che è il team che ci ha rispecchiato di più in questa serie. Ma probabilmente nella prossima vedrete anche un Team Rainbow Rocket, dato che siamo in tema Ultrasole e Ultraluna. Chi lo sa, ci saranno tante di quelle novità, ragazzi, come potrebbe essere l'Ultra Pattuglia e tante altre cose che vedrete appunto nella prossima serie. E nulla, volevo fare questo episodio un po' a tributo, parlando semplicemente con voi, perché in questa serie ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Dalla prima stagione, dove ci siamo concentrati particolarmente sui team, dal Team Rocket al Team Galassia, ai leggendari che potevano essere Mewtwo oppure Mew, e poi a questa qua dove ci siamo dedicati totalmente alla quarta generazione. Quindi ci siamo dedicati sia anche alle Mega Pietre, che sono state introdotte in Rubino Omega Zaffiro Alpha, e X e Y ovviamente. E poi, ragazzi, ci siamo dedicati anche alla quarta generazione, appunto, a catturare Palkia di Alga, Giratina e tanti altri Pokémon di questa gen. Poi è stato introdotto anche, appunto, la regione di Alola, è stato introdotti i Pokémon della regione di Alola, quindi abbiamo catturato anche tanti di quelli. E quindi abbiamo fatto una seconda stagione veramente piena, dalle Mega Evoluzioni alla regione di Alola al Demone Giratina. Nella prossima, probabilmente, nella terza stagione, probabilmente vedrete sul Galeo Lunala e Necroz, ma sicuro al 100%. Ragazzi, perché se non lo faccio nella prossima Pixelmon, probabilmente lo farò qua. Ma questo si tratta poi, ragazzi, tra qualche mese, perché questa per ora rimane in pausa.
Niente, io credo di aver detto tutto, ragazzi. Ci vediamo, è solo un arrivederci per questa serie. Vi aspetto con la prossima, che sono sicuro vi stupirà particolarmente. Detto questo, grazie a tutti, allenatori. Lasciate un bel pollicione in su, mi raccomando. Grazie, grazie, veramente grazie per questa serie. E lo so che state con la lacrimuccia, lo sono anch'io, perché ci tenevo tantissimo a portarvi sempre due episodi la domenica di questa, ma anche dalla prossima serie sempre due episodi la domenica, così come siete stati sempre abituati. Ciao allenatori e grazie.